Un saluto cari amici di Extreme Hardware, in questo video effettueremo l'unboxing e vedremo il contenuto della confezione della S202TE, un NAS prodotto da Asustor. È un NAS a due bay, mosso da un processore Intel Atom Dual Core da 1.2 GHz e dotato di 1 GB di DDR3. Tra le altre caratteristiche, vabbè, troviamo due porte USB 3 e due porte USB 2, ovviamente la connessione diretta Gigabit LAN e un'uscita HDMI. Infatti questo è l'aspetto un po' più principale, ecco, il principale di questo prodotto. Infatti attraverso la porta HDMI possiamo collegare una televisione e attraverso il software XBMC vedere tutti i contenuti multimediali, dalle fotografie ai video, in playback sulla nostra televisione. Questo prodotto supporta anche l'utilizzo del telecomandino di Asustor, che viene venduto separatamente. E quindi dopo aver fatto questo breve elenco di caratteristiche di questo prodotto, vi invito a seguire la recensione completa che trovate all'indirizzo qua sotto, iscrivervi al nostro canale su YouTube, al nostro portale extremehardware.com e a lasciare qualche commento relativo al video, relativo appunto a questo prodotto o quello che volete. Vi lascio quindi alla seconda parte di questo breve filmato, dove potremo vedere l'aspetto estetico e il contenuto della confezione dell'Asustor AS202TE. Ciao! Bene, all'interno della confezione dell'Asustor AS202TE troviamo ovviamente il nostro NAS e un'altra confezione di cartone contenente all'interno il CD con all'interno la documentazione e il software, che mettiamo da parte, il cavo di alimentazione compresa tedesca Schuco, il trasformatore di alimentazione, troviamo un cavo di rete Gigabit LAN RG45, le viti per inserire gli hard disk da 2,5 da 3,5 negli appositi bay e un piccolo welcome di Asustor, che ci introduce il prodotto e ci spiega i vari passaggi da effettuare per poterlo utilizzare, ovvero inserire il CD e andare avanti. Poi abbiamo il telecomando, che in realtà non è contenuto all'interno della confezione, ma lo faccio vedere perché negli altri video che troverete qui sotto faremo il test del prodotto attaccandolo alla televisione e vedendo tutti i vari le varie feature per quanto riguarda la multimedialità. E quindi abbiamo utilizzato anche questo telecomando, che viene venduto separatamente e sprovvisto di pile mini stilo, due mini stilo AAA. Quindi passiamo al NAS. La linea è la classica Asustor, è completamente in alluminio lo chassis, tranne la parte frontale che è in plastica. Troviamo appunto sul frontale due bay a sgancio rapido, troviamo il pulsante di accensione con LED incorporato, un LED relativo all'attività del sistema. Su ogni bay troviamo il LED relativo all'attività del disco. Poi troviamo una porta USB 3 qui sul frontale con il LED per l'attività proprio della USB 3 e un altro LED per quanto riguarda l'attività di rete. Sulla parte laterale non troviamo niente, a parte sulla parte sinistra che ci sono queste piccole feritoie che servono per far entrare l'aria fresca. Sulla parte posteriore abbiamo la ventola in estrazione, che ci consente appunto il ricircolo dell'aria. Troviamo in alto un'uscita per le cuffie, per la multimedialità, appunto per ascoltare la musica o nel caso decidessimo di vedere film e quant'altro. Un pulsante di reset,
un'altra porta USB 3, una porta HDMI, due porte USB 2, l'uscita di rete LAN RJ45, l'ingresso per l'alimentazione e il classico Kensington Lock. Andiamo a vedere velocemente come sono fatti i bay. Allora, i bay sono esternamente in plastica, abbiamo la slitta in plastica, però l'anima è completamente in metallo. Questo è un aspetto positivo perché oltre alla robustezza ci garantisce una buona dissipazione di calore anche per quanto riguarda gli hard disk. Il van interno è completamente in metallo e detto questo non ci resta che andare a vedere i video appunto relativi al funzionamento attaccando il NAS alla televisione, quindi tutto l'aspetto multimediale e se volete seguire la recensione e l'articolo scritto dove vedrete tutti i test e anche le prestazioni di questo prodotto che trovate proprio qui sotto. Detto questo, vi saluto da Angelo e la redazione di Xtreme Hardware. È tutto, grazie, ciao a tutti.